La partita che andremo a commentare vede l'esplosività di Garuti, detto anche mitraglia, contro la precisione e la regola di punto di Yuri Faccherini. Primo pallino per Michele, che lo manda fuori, sembra che non ci sia ritorno. Comunque molto Biliardo che gli ha drizzato molto la bocciata. Zaccherini tende a coprire dietro pallino, siamo molto bassi, non vediamo benissimo la distanza che c'è tra pallino e sponda. Garuti prova a scalzare via la rossa in modo un po' maldestro, non riesce a prendere pieno pallino e col doppio rimpallo pallino torna verso la rossa. Ora prova a togliere la rossa dal quadrante alto, prende il rimpallo, evidentemente la distanza non è tanta, quindi Zaccherini si affida a tirare giù la biglia bianca, la colpisce molto a laterale. Garuti prova a tirare giù pallino, inizio un po' difficile nei tiri di striscio per ambi i contendenti, sicuramente Zaccherini adesso ha un'ottima possibilità di farne 10, 10 sono già dentro, vengono concessi, punteggio parziale 12-0 per Zaccherini. Che si appresta alla bocciata, anche lui boccia di braccio, nella batteria di ieri ha vinto da Corradini, ieri non ha bocciato benissimo, vediamo se oggi è più in colpire. La prima bocciata pare un po' dritta, vediamo se con la calata il biliardo gli entra dentro. La calata ci sarebbe pure, ora un problema di spinta. Pallino che rimane sotto castello. Garuti prova a conquistare il punto con un tiro di seconda, corta, diretto. È un po' lungo, però non concede bersaglio. Va con un due sponde a risalire, la traiettoria sembra ottima, ora sarà un problema di spinta, forse un po' corto, pare di sì. Come dicevamo, tiro difficile di interpretazione, in quanto non avendo un bersaglio bisognava comunque arrivare di misura. Ora prova di due sponde esterno all'affondamento di pallino o della bianca, colpisce la bianca che lo frena, però si mette a sua volta a bersaglio, il Garuti può arrivare con una misura maggiore, così è, prova il tiro di due sponde a risalire, traiettoria pare buona. Buona anche l'arrivo, non gli paga molto, però conquista il punto. Più o meno nelle stesse condizioni di prima. Fa con un due sponde a risalire. Buona la traiettoria, ora è un problema di spinta. Se si affianca quel pallino diventa molto pericoloso. Diciamo che rimane in una posizione un po' ibrida. Non è proprio perfettamente di fianco, ma nemmeno ha nascosto pallino. Michele Garuti tira un tiro a V a risalire, questa volta il biliardo lo preme un pochino di più, ne realizza 3. Garuti prova un calcio con un tiro a V interno. Ottimo il tiro di Michele Garuti,
ne realizza 6, più 2 di colore fanno 8, punteggio 12-11. In favore di Zaccherini, ma pallina in mano a Garutti. Largo anche questa volta, in quello che è probabilmente il suo fondamentale migliore. Trova 5 punti per strada. Zaccherini va a punto con un tiro di 2 sponde esterno. L'intento è quello di andare sotto la riga di mezzeria, ma non di tanto. Riesce, diciamo, molto bene nell'intento. Stessa cosa per Garutti. Torniamo a commentare. Il punto è rosso di Zaccherini, quindi Garutti riprova a fare lo stesso identico tiro. Questa volta dovrebbe aver preso il punto. Stesso tiro anche per Yuri Zaccherini, il passaggio però inizia a stringersi. Beve la nostra postazione, non vediamo se sono, se ne beve 3. Palla anche lunga. Ci riprova ancora col medesimo tiro, ha comunque 2 biglie di vantaggio. Volta gli riesce molto meglio, ma rischia di berne altri 3, ma il birillo resta in piedi. Michele fa un tiro inverso a spizzicare la rossa, beh, comunque molto bello, ne realizza 6, ha limitato i danni per il momento al massimo, concede 6 punti a Zaccherini, in pratica è riuscito ad impattare i punti di colore che ha fatto il suo avversario. Punteggio che si assesta sul 25-18, ma pallina in mano per Zaccherini. Zaccherini realizza 2. Si porta a 20. Brescia contro Rovi. Michele con un tiro a V di prima intenzione per andare a morire in testa pallino. Resta forse un filino corto, però da qui riusciamo a vedere lo spazio reale che c'è fra palle e pallino. Zaccherini prova a inserirsi con un 2 sponde esterno e fa ancora un tiro di primi in testa la sua, è molto largo, sfiora la biglia rossa, forse ancora più nei pasticci. Ci riprova sempre col tiro a colpire la propria rossa. Questa volta il tiro gli riesce, tiro a un alto coefficiente di difficoltà. Zaccherini va con lo stesso 2 sponde esterno di prima, questa volta sembra però molto più lungo. Trova il pelo di una propria biglia che gliela corregge sia in spinta che in direzione e fa morire contro una bianca. 2 sponde esterno anche per Garutti, che va in testa pallino. Zaccherini va
di un tiro a V, trova la biglia di Garutti, punteggio 25-22 a favore di Garutti, ma pallina in mano Zaccherini. Altra bocciata abbastanza dritta, però con la calata dovrebbe arrivare il 10. Arriva puntuale, ne realizza 10. Yuri Zaccherini si porta a 32, Michele Garutti resta a 25. Garutti spinge, pallina gioco alto, riesce a murare quasi tutto, forse resta un po' di spazio sulla bianca. Zaccherini prova ad andare appunto colpendo la piglia bianca per usufruire al massimo dell'angolo, gli si va invece ad affiancare. Michele tira a spaccare in mezzo per portare via la biglia rossa, ma naturalmente coinvolge il pallino che si stacca dalla sponda alta, un po' indeciso su come tirare giù il pallino. Va con uno sponda pallino, resta molto lento, Zaccherini prova con una triplè molto ben riuscito, trova anche una buca, ma soprattutto riesce a portare il pallino nel quadrante inferiore e obbliga il proprio avversario a farne solo 4 di colore. Niente da fare, 3 bocciate a vuoto per Garutti, che ha trovato 5 punti ma dopo un rimpallo. Abbastanza strano che non riesca a trovare Birilli dal suo punto di forza. In ogni caso è ancora abbondantemente in partita, punteggio parziale 32-29 per Zaccherini. Intanto si sono già concluse 2 semifinali, i primi 2 semifinalisti sono Daniel Destino e Marco Cerchiare. Qui intanto sul biliardo 6 Zaccherini va a coprirsi dietro pallino, Garutti prova un tiro ma non gli riesce benissimo. Forse riesce comunque in ogni caso a conquistare il punto. Garutti con un 2 sponde inverso prova ad andare in testa pallino. Gli riesce discretamente bene. Zaccherini tira andare ad affondare pallino e seguire con la propria, entra in buca, uno nella migliore delle ipotesi, anche se c'è un po' di traffico, non ci sono proprio tutte le strade libere per arrivarci, ma certo è un punto di 30, dovrebbe comunque riuscire a trovare una strada idonea. Si prova di 2 sponde a morire sulla sponda corta bassa, si riesce abbastanza agevolmente e mette sul pallino sul punteggio a suo favore di 36-29.
altra bella bocciata di Iuri, sicuramente molto più in forma oggi a bocciare di ieri. Altro 10 realizzato, e anche le altre, sebbene non abbia fatto filotto, aveva comunque bocciato bene. Con questo 10 si porta sul 46-29. Garuti di due sponde esterno per venire in testa pallino, resta un po' corto. Iuri Zaccherini prova con il due sponde esterno dall'altra parte. Ci riprova col medesimo tiro. Passa molto vicino ai birilli, ma riesce nell'intento di prendere il punto. Michele tira due sponde a risalire, secondo me aveva tirato la biglia, trova comunque pallino, l'importante era sbagliarla sullo stretto, così ha fatto e riesce comunque a mantenere il punto. Zaccherini tira il calcio, sfregia pallino, ora decisione difficile per Michele se tirare ad affondare la biglia rossa tra le 10 di colore oppure spingere, vabbè, sul pallino, sempre per farne 10. Adesso deve togliere via la rossa sopra oppure tirare un po' giù pallino, scelga lui la strada migliore. Secondo me ha scelto la più difficile, probabilmente bastava spingere sulla biglia rossa. Finalmente entra in scena la specialità della casa, 10 a bocciare, e partita che ritorna su un sostanziale piano di parità, 46-43. Zaccherini tira un rare pallino, riesce nell'intento. Garuti prova ad andare di fianco al pallino, è un filino lungo, lascia un po' di buco. Zaccherini prova a infilarsi nel buco lasciato da Garuti e si infila, lascia pochissimo margine di errore per Garuti. Prova anche lui a entrare in quel pertugio, molto bella la palla di Garuti. Zaccherini va con un tiro per strisciare pallino, molto bella la palla di Zaccherini che toglie via la palla di Garuti e lascia un punto a mio avviso molto difficile da prendere. Molto bella anche la palla di Garuti che tirando il doppio rimpallo è riuscito a portare via la biglia di Zaccherini che dovrà prendere il punto con la lanciante. Non che sia un punto trascendentale, anzi prova a farne 4. Molto bella la palla di Zaccherini che spaccando in mezzo dovrebbe essere riuscita a avvicinare pallino anche all'altra biglia, quindi 4 di colore, 50-43 in suo favore, pallino in mano. Viene già da 2-10 consecutivi, vediamo se realizzerà pure il terzo.
questa gli scappa abbondante, pallino si frena a cavallo della buca alta, doppia chance per Garrucci, va subito contro la palla e realizza 2, però non riesce a coprire pallino. In ogni caso ha coperto probabilmente il calcio di pallino, perlomeno il calcio dalla parte diretta. Zaccherini si affida a uno striscio molto abbondante. Negli strisci un giro non precisissimi i due giocatori, molto bene negli altri fondamentali invece. Pallina è rimasta nella mezzeria alta, quindi Garrucci prova a portarlo a sponda, riesce ad alzarlo ma non a murarlo. Zaccherini sembra intenzionato a fare un calcio pallino con scopo principale portarlo nella mezzeria inferiore, nel quadrante inferiore. Prende la palla, trova 6 punti di calcio secondo me involontari, il suo scopo era quello di tirare giù pallino. Infatti lascia Garrucci con 2 viglie di vantaggio, però già recuperando una 6. Intanto si porta sul 56-45. Prova con questa al calcio di pallino, questa è la biglia che voleva tirare probabilmente prima, ne fa 3, 59-45 a suo favore. Garrucci con la prima va alla conquista del punto, passa fra bianca e sponda. Ora vediamo, proverà un tiro di calcio di 2 sponde, tiro molto complesso, passa in mezzo senza toccare nulla, uno di colore, punteggio parziale 59-47 a suo favore. Butta di là, Garrucci se vuole rimontare la partita forse dovrà cercare risorse in altri punti, la bocciata oggi non sembra voler entrare, che non sia una bocciata da Chito, non realizza nulla. Sponda inverso per Garrucci, un pochino lento, riesce a portare pallino nel quadrante inferiore ma non realizza birilli. Zaccherini prova con un tiro a risalire, resta comunque sotto pallino che era il suo primario obiettivo, però onestamente un pochino lontano. Garrucci invece prova ad andarci di prima intenzione, ma probabilmente provando ad andare sotto la linea del pallino, è un po' corto, gli si ferma di fianco, stesso tiro ma dalla parte interna per Zaccherini, ottima la direzione, buona anche la spinta perché lascia il pallino in una terra di mezzo fra le sue due biglie rosse. Quindi obbligo per Garrucci fare un tiro di misura probabilmente. Anzi, tira a spostarne via una rossa. Ottima idea di Michele, che il doppio rimpallo però non l'ha premiato. Rimane comunque scoperto pallino. Per Zaccherini stesso tiro che ha fatto prima. Sembra diretto sulla biglia del proprio avversario, ora un problema di spinta, direi che ha preso il punto, 61-47 a suo favore, pallini in mano,
altri 10 per Zaccherini, veramente ispirato oggi pomeriggio a bocciare. Strappo non decisivo ma sicuramente importante a favore di Zaccherini, che si porta sul 71-47. Zaccherini di due sponde esterno ad affondare un pezzo, trova pallino, lo porta sponda, attaccato alla sponda bassa. In questi casi la prima biglia che si tira è fondamentale. Se Garuti ci va vicino dovrebbero essere grossi problemi per Zaccherini, se si resta lontano grossi problemi sono per lui. Resta in una via intermezzo, lascia un po' di margine a Zaccherini per prendere il punto. Forse pare un pelino stretta questa, così è. Colpisce in testa la bianca e la porta vicino a pallino. Dopo di questo Garuti si troverà con due palle di vantaggio. Zaccherini prova un 3 sponde d'effetto, anzi un 4 sponde, perché dovrà toccare, se vuole prendere il punto dovrà toccare prima sponda bassa. Rambe alla palla di Zaccherini, tiro di gran classe sia come traiettoria che come spinta. Garuti fa una spaccata, la palla di Zaccherini gira pericolosamente ma non la batte Birilli, si dovrà accontentare di una di colora e riesce a farla agevolmente. Punteggio parziale 71-49 in favore di Zaccherini. Tribune stipate. Buona bocciata di Garu, questo dovrebbe entrare. L'unico problema è che non entri troppo, invece 10. 71-59 per Zaccherini. Con la biglia di vantaggio gioco alto tenterà di mettere a segno il primo match ball dell'incontro. Garuti va a spostare la biglia rossa e rimanere con la sua bianca. Zaccherini va dalla parte sinistra perché guarda, ora il gioco si potrebbe richiudere, ma potrebbe essere Garuti, se riuscirà a fermare la propria biglia sponda anche col contributo della biglia di Zaccherini, così facendo diventa un punto abbastanza impegnativo. C'è un po' di margine ma vietato sbagliare. Biglia di Zaccherini che sembra un po' lunga, probabilmente riesce a prendere comunque il punto. Ora Garuti può rifare lo stesso gioco di prima andando contro la palla di Zaccherini e provarsi a fermare lì. Zaccherini prova a venire di misura fra bianca e pallino, riesce perfettamente nell'intento, metterà pallino su a 73 ed è il primo match ball di questo quarto di finale che stiamo inquadrando.
molto vicino a chiudere la partita, realizza il birill esterno, si porta a 75. Giustamente fa di sì con la testa perché è riuscito perfettamente nel proprio intento. Grande palla. Garuti dovrà fare lo stesso tiro, ma ovviamente con grande precisione sulla misura, non ha più margine di appoggio. Dalla nostra postazione non vediamo se è stato fatto o meno. Garuti pare aver detto che è bianco, Zaccherini conferma. Viene di due sponde, interno, un pochino lento, anche un po' lungo, però dovrebbe essere riuscito a prendere il punto e soprattutto al vantaggio della parte inferiore di pallino. Zaccherini è sempre di due sponde, ma dovrà comunque affondare un pochino pallino da portarlo nelle altre due, vicino alle altre due biglie. Qui ci vuole un tiro d'alleggerimento, sceglie di arrivarci di prima, si muove un pochino tutto, il punto resta bianco, ora sta valutando se provarne a fare 6. Prova il calcio di seconda sulla biglia rossa, rischia la vita, riesce comunque a tenere il punto. 75 a 61 in favore di Zaccherini, ma pallini in mano a Garuti. Che la butta ancora fuori. Pessima prestazione di Garuti alla bocciata, anche lui credo che non se ne capaciti. Zaccherini va in copertura dietro al pallino, lascia però scoperto il tiro. Volendo ci potrebbe essere anche la buca della rossa. La rossa sganascia e resta fuori. Pallino passa pericolosamente vicino al castello, ma non abbatte Birillo. Pallino la sponda bassa, stesso discorso di prima, fondamentale andarci vicino con la prima per mettere in difficoltà il proprio avversario. Sembra un'ottima palla quella di Zaccherini, lascia pochissimo margine di errore. Garuti ci prova con un due sponde interno. Ottima la palla anche di Michele. Tiro di tre sponde d'effetto per Zaccherini, stesso tiro che ho fatto più o meno prima, stessa risoluzione, ovvero un gran tiro. Chiude anche abbastanza il gioco. Stesso tiro per Michele Garuti, che sembra però un pochino più lento, forse ha un problema di spinte per rimanere nei pressi. Tiro molto rischioso, ha rischiato di prendere i 6 di colore che sarebbero stati letali.
li rischia ancora, a dire la verità. Zaccherini proverà a inserirsi fra Biglia Bianca e Pallino, se riesce a spostare uno dei due pezzi è partita, sembra molto bella, direi che è partita.